Ciao a tutti, io sono Emanuele di Torino e questo è il canale Utilizzo Professionale di Microsoft Office. Benvenuti alla prima edizione, al primo video di Excel, la sfida. Come vi ho accennato nelle scorse settimane, si tratta di un nuovo format in cui io e altri canali YouTube andremo a risolvere un determinato quesito, un determinato tema in modi diversi. Il tema di questa volta è la somma condizionale, ossia la necessità di sommare un campo sulla base di condizioni presenti su altri campi. La soluzione più semplice forse sarebbe un somma se, però io lo risolverò attraverso l'utilizzo delle tabelle pivot, dei grafici e condirò il tutto con un po' di VBA alla fine. Il canale di Gerardo Zuccherà invece utilizzerà le formule, ma ci farà vedere che ci sono diversi modi e diverse funzioni che possiamo utilizzare per ottenere questo risultato. Il canale di Lodovico invece utilizzerà il DAX e perciò imposterà un modello in Power Pivot che permetterà appunto, attraverso l'utilizzo di una misura, di fare la somma condizionale. Ovviamente non c'è un vincitore, ma sono tre modi diversi di approcciare lo stesso problema, e questo ci aiuterà appunto a capire, a seconda poi delle esigenze, quale possa essere la soluzione migliore. Siete curiosi di sapere come l'ho risolto io? Rimanete connessi, mettete un like a questo video e subito dopo la sigla ve lo faccio vedere. Accetto volentieri l'Excel Challenge di Gerardo e di Lodovico per trovare modi alternativi per creare una somma condizionale. Allora, in questo caso abbiamo un database con alcuni campi, data, lavorativo festivo, città, prodotto, il venduto, e vogliamo creare una somma condizionale per il campo venduto filtrando, non so, più condizioni per prodotto, città, la data, il periodo e così via. Potremmo farlo con delle formule, un somma più se, potremmo utilizzare metodi un pochino più classici. Io propongo di risolvere il problema tramite una tabella pivot, perché la tabella pivot spesso viene inteso come una soluzione di reporting, perciò per creare dei report, ma può anche essere utilizzata come strumento di calcolo. Vediamo come. Innanzitutto dobbiamo convertire la nostra base dati in tabella, quindi andiamo in inserisci e clicchiamo su tabella, oppure scorciatoia di tastiera Ctrl+T. Dando l'ok, questo oggetto viene convertito in tabella e quindi se verranno aggiunti dei dati al fondo automaticamente verranno inclusi nell'origine della nostra tabella pivot. Ora andiamo solo a dare un nome alla nostra tabella, che di default viene chiamata tabella 1, e la chiamiamo tabella vendite, in modo che l'oggetto sia riconoscibile. Adesso non ci rimane che inserire una tabella pivot, perciò andiamo in inserisci, tabella pivot, l'origine è tabella vendite, diciamo di crearla nel foglio di lavoro esistente, qua di fianco alla nostra base dati. Diamo ok e ha creato la nostra tabella pivot con il nostro riquadro dei campi pivot. Allora, la cosa fondamentale è prendere il campo che vogliamo sommare, in questo caso il venduto, e trascinarlo nel quadrante valore. Vediamo che mi dà un risultato 4065, che è la somma della colonna venduto. Detto questo, i campi per cui vogliamo effettuare inserire dei criteri, perciò condizionare la nostra somma, sono appunto gli altri campi, perciò li andiamo a trascinare nel quadrante filtri, perciò mettiamo il prodotto, la città, lavorativo e festivo. Per quanto riguarda la data, prima di trascinarlo nel quadrante filtri, visto che voglio raggruppare per anni e mesi, lo inserisco nel quadrante colonne, vedete non me li raggruppa in automatico, pulsante destro, perché ho disattivato questa funzionalità, quindi pulsante destro, giorni, mesi, anni, in modo da avere la possibilità di filtrare sia che per l'anno, sia per i giorni, sia per il mese, e poi trascino tutti i campi nel quadrante filtri. In questo modo, se vado ad applicare, ad esempio prendo Belluno e prendo il prodotto Coca-Cola, vedete che la somma si va a ridurre, si va a condizionare secondo i criteri inseriti sui filtri di rapporto. Questo mi permette anche di effettuare più filtri contemporanei sullo stesso campo. Allora, da un punto di vista grafico, magari questa soluzione non ci aggrada, nel senso non è la cosa più bella da vedere, però potremmo utilizzare questa tabella pivot come tabella d'appoggio e poi riportare i dati su un secondo formato
foglio in cui appunto visualizzare i risultati della nostra analisi. Come facciamo? Allora, innanzitutto una soluzione potrebbe essere quella di inserire un grafico pivot. Perciò andiamo in analizza tabella pivot, grafico pivot, prendiamo un istogramma, diamo l'ok. Andiamo a dirgli che innanzitutto il titolo del grafico, chiamiamolo venduto, eliminiamo tutto ciò che non ci interessa, perciò le linee guida, la leggenda e gli assi, ok? Diciamo che i diversi pulsanti non ci interessa visualizzarli, perciò andiamo in analizza grafico pivot. E andiamo a dirgli di nascondere tutti i pulsanti. L'unica cosa che vorremmo visualizzare è l'etichetta dati che potremmo visualizzare al centro e poi andiamo solo a modificare la punto di vista grafico rendendolo un pochino più grande, perciò bianco su azzurro e così via. Perciò in questo modo, se io vado ad applicare, tolgo belluno, metto tutto. Vedete che si aggiorna il numero all'interno del mio grafico. Potrei ancora ingrandire un pochino il nostro titolo e altra cosa, potremmo rendere il grafico completamente trasparente, perciò andando in formato andiamo a dire riempimento forma, nessun riempimento, contorno forma, nessun contorno. In questo modo vedete il grafico è completamente trasparente. Questo grafico si aggiornerà sulla base dei valori contenuti all'interno della tabella pivot. Possiamo prenderlo, lo tagliamo con Ctrl X e lo incolliamo sul foglio 2, in cui ad esempio posso andare a eliminare la griglia, in questo modo. Ora, quello che mi piacerebbe poter fare è filtrare la mia tabella pivot da questo foglio. E come faccio? Posso andare sulla tabella pivot e creare dei filtri esterni, perciò inserisco filtri dati, seleziono i campi che posso voler filtrare, perciò lavorativo, città, prodotto, venduto, no, venduto no, scusate, lavorativo, città e prodotto, mesi, anni. Diamo l'ok, vedete che mi ha creato questi filtri esterni, agendo su questo filtro si filtra la tabella pivot e quindi si aggiornerà il grafico dall'altra parte. Seleziono i miei filtri, Ctrl X, li taglio e li vado a posizionare, vado solo ad allargare un pochino questi campi qua, ok, li vado a posizionare sul mio foglio di output. Per allinearli al meglio è sufficiente posizionare il primo e l'ultimo più o meno nelle posizioni che vogliamo, poi selezionando tutti gli oggetti che vogliamo allineare, filtro dati, allinea, distribuisci orizzontalmente, allinea in alto. In questo modo saranno pienamente, perfettamente allineati. Quindi agendo su questi filtri vediamo che il risultato si va ad aggiornare. Ok, per quanto riguarda la data, volendo selezionare eventualmente anche i singoli giorni, posso inserire una sequenza temporale. Perciò vado in analizza tabella pivot, inserisci sequenza temporale, ovviamente mi propone solo il campo data, è l'unico campo a cui può essere applicato questo filtro. Ctrl X, vado qua, lo incollo e andiamo a mettere una bella sequenza temporale. Qua potrò scegliere se selezionare anni, trimestri, mesi o giorni. In questo modo potrò selezionare periodi. Ok, vedete 672, la somma del venduto dal 9 al 29 di luglio. Ok, allora i filtri dati sono disponibili dalla versione 2010 di Excel, la sequenza temporale dalla versione 2013. Se non mi piace la soluzione col grafico, potrei riportarmi somma del venduto. Il totale attraverso una semplice formula di riferimento. Non c'è nulla di difficile da fare. Semplicemente facciamo uguale e andiamo a cliccare sul totale complessivo della nostra tabella pivot. Vedete che inserisce la funzione infodati tab pivot. Questo cosa significa? Indipendentemente da quello che verrà trascinato all'interno della tabella pivot, andrà sempre a pescare il totale indipendentemente da dove si trova. L'importante è che nel quadrante valore rimanga il campo venduto. Dando l'ok, vado solo a formattare questo numero in modo che risalti un pochino di più. Togliamoci
Mettiamo il grassetto. Ok, in questo modo vedete che applicando i diversi filtri i dati si aggiornano. Potrei anche lavorare sull'etichetta del mio grafico, l'ho dimenticato, però formato etichetta dati, anche qua andargli a dare un formato numero senza decimali, ma con il separatore delle migliaia. Ok, in questo modo abbiamo anche sul nostro grafico il valore. Queste sono due soluzioni alternative. Qual è il problema? Il problema è che se si aggiungono dei dati alla nostra origine dati, occorre ricordarsi di andare ad aggiornare la tabella pivot. Se chi mi conosce e segue il mio canale sa che io non sono un mago del VBA e non costruisco macro, non sono bravissimo a costruire macro, però in questo caso potremmo veramente crearci due macro, mi stavo venendo in mente, e lo facciamo, con dei passaggi semplicissimi utilizzando il registratore di macro. Innanzitutto bisogna avere la scheda sviluppo a disposizione, se non compare basta andare col pulsante destro in personalizza barra multifunzione, vi si aprirà il quadrante delle opzioni di Excel, andiamo a flaggarla, ce l'avete tutti la scheda sviluppo, bisogna solo attivarla se non l'avete mai utilizzato. Qua nella sezione codice clicchiamo su registra macro, la prima macro la chiamiamo aggiorna e diamo un invio, sta registrando, cosa significa? I passaggi che faremo verranno registrati. Mi sposto sul foglio 1, seleziono la tabella pivot, pulsante destro aggiorna, ritorno sul foglio 2 e mi posiziono qua. Interrompo la registrazione. Andiamo a vedere, macro, c'è una macro aggiorna, se vado in modifica, il codice che ha scritto, appunto, seleziona il foglio 1, alla cella J9, aggiorna la tabella pivot e poi ritorna nel foglio 2, ossia i passaggi che ho fatto. Un'altra cosa che potrebbe essere interessante è, una volta effettuati dei filtri, qua abbiamo 1300 come risultato, sapere quali sono i record che compongono quel numero. Su una tabella pivot, non molti sanno, però molti di voi lo sanno se hanno seguito i corsi base avanzato sulle tabelle pivot, le dirette su cui abbiamo parlato di questo. Se uno va su una tabella pivot, un qualsiasi numero, in questo caso ne abbiamo solo uno, facendo un doppio clic, tira fuori un nuovo foglio di lavoro con l'elenco dei record che compongono quel dato. Allora, adesso elimino questo foglio. Anche in questo caso potrei voler creare una macro in modo che l'utente, quando è qua, clicca sul pulsantino e gli tira fuori i dati che compongono quel numero. Come facciamo? Andiamo di nuovo in sviluppo, registra macro, in questo caso lo chiamiamo dettaglio, diamo l'ok, clicchiamo sul foglio 1, ci posizioniamo su somma del venduto e facciamo doppio clic, perciò abbiamo creato questo foglio. Interrompiamo la registrazione di macro. Elimino il foglio che mi ha creato perché è un foglio di appoggio e ci rispostiamo sul pulsante 1. Adesso abbiamo due macro, aggiorna e dettaglio, che de possono essere attivate dall'utente. Le voglio abbinare a dei pulsantini, quindi vado in inserisci, icona, andiamo qua, scriviamo aggiorna e mi tira fuori le icone di aggiornamento, diciamo che ci piace questa. E poi facciamo inserisci icone. Download e vedete abbiamo anche le icone per scaricare i dati. Allora, queste due icone poi possiamo scegliere di andarle a posizionare dove meglio crediamo. Andiamo a dirgli che le vogliamo azzurre come il resto degli altri oggetti all'interno del foglio. A questa assegniamo la macro aggiorna, ok. A questa assegniamo la macro dettaglio. In questo modo, cliccando su questa, aggiorna la tabella pivot, adesso i dati non sono cambiati, però fidatevi, aggiorna la tabella pivot, cliccando su questa mi crea un nuovo foglio con i record che rappresentano i dati che sono appunto stati filtrati e perciò la nostra somma condizionale attraverso l'utilizzo della tabella pivot. Come ultima cosa bisogna solo ricordarsi che in fase di salvataggio il file non può essere salvato con l'estensione XLSX, ma deve essere salvato come cartella di lavoro con attivazioni di macro d'Excel, XLSM, appunto perché abbiamo creato le due macro di aggiornamento e di dettaglio. Qua diamogli un nome, lo salviamo. In caso contrario, l'applicativo vi avvisa, però andrebbe ad eliminare le macro e quindi questi due pulsantini smetterebbero di funzionare.
funzionare. Questa è la mia soluzione per un modo alternativo per effettuare una somma condizionale. Lascio la parola a Gerardo e Lodovico per le loro alternative soluzioni. Grazie a tutti e alla prossima.